Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di lei, la console Ambernic RG405M, probabilmente la miglior console Ambernic che abbia mai provato. Ma prima di vedere tutte le sue caratteristiche e le sue prestazioni e di farvela vedere in funzione, direi di guardare cosa troviamo all'interno della confezione. Troviamo subito la console che guardiamo fra un attimo, dopodiché troviamo il kit di vetro protettivo per quello che è il display della console, un accessorio che ormai Ambernic inserisce in tutte le sue confezioni di console retro gaming. Dopodiché troviamo il manuale di istruzioni in lingua inglese e cinese, molto utile perché ci spiega ovviamente tutte le scorciatoie dei tasti, quindi questo è davvero molto molto utile. Poi troviamo una piccola scatoletta dove all'interno abbiamo il cavo di ricarica della console, un cavo USB, USB Type-C. Ed infine troviamo lei, la console retro gaming arcade Ambernic RG405M. Ed ecco qua la nostra piccola console Ambernic RG405M. Lei è una console di alto livello perché comunque ha delle performance importanti e soprattutto la qualità costruttiva dei materiali è davvero notevole. Tutta la struttura è in alluminio anodizzato, quindi quando abbiamo in mano questa console capiamo di avere in mano veramente un prodotto di buonissimo livello, e sia i tasti che la croce di movimento che quello che sono i pad sono davvero ottimi dal punto di vista dell'utilizzo e appunto del feedback che riceviamo quando la stiamo utilizzando. Allora andiamo a vedere da quanti tasti è composta questa console. Allora, nella parte superiore abbiamo il tasto R1, R2, abbiamo il tasto d'accensione, il tasto per abbassare ed alzare il volume, una presa Type-C per la ricarica, qua abbiamo queste prese d'aria per il raffreddamento, qua abbiamo il tasto L2, L1, abbiamo i due pad che sono anche ovviamente dei tasti, abbiamo il tasto croce, qua abbiamo i classici quattro tasti B, A, Y, X, poi abbiamo qua sotto il tasto Start e il tasto Select, mentre qua abbiamo il tasto Home che ci permette di tornare in qualsiasi momento alla schermata Home della console. Poi nella parte sotto troviamo le uscite audio perché abbiamo un impianto audio stereo, dopodiché abbiamo lo slot per la micro SD e l'uscita jack per le cuffie. Questo è tutto quello che è la console dal punto di vista dei tasti e delle connessioni fisiche, mentre per quanto riguarda quello che è il suo aspetto hardware, abbiamo all'interno un processore Unisoc Tiger da 64 bit octa-core, abbiamo 4 giga di RAM DDR4 che gli permettono di far girare tranquillamente Android 12. Per quanto riguarda invece le connessioni wireless, abbiamo allora connessioni Wi-Fi 2,4 e 5,8 GHz supportate da questa piccola console, abbiamo il Bluetooth 5.0, mentre per quanto riguarda la sua memoria interna abbiamo 128 giga disponibili, più ovviamente come abbiamo visto lo slot per la micro SD dove avremo installato tutte le ROM di utilizzo appunto di questa console. Però lei al suo interno ha quello che è appunto una memoria importante che gli permette di installare, avendo Android 12, oltre che ovviamente quello che sono gli emulatori delle console arcade, anche altre app che vogliamo utilizzare appunto supportate da Android 12. Sì, perché potremo andarle a scaricare direttamente dal Play Store, perché questa console ha disponibile già di default, quindi preinstallato, il Play Store di Google, cosa che magari in altre console Ambernic viene a mancare pur avendo appunto installato Android 12, mentre qua abbiamo già predefinito anche il Play Store. Questo ci permette veramente di utilizzare questa console anche per altre funzioni, oltre che per giocare, e per essere una console di emulazione retro gaming potremo giocare anche a giochi più moderni per quanto riguarda appunto il mondo Android, anche se ovviamente questo display non è perfettamente adatto a quello che sono i giochi Android, perché comunque abbiamo un display da 4 pollici 640x480, e questo ovviamente
per i giochi Android non è l'ideale, ma però poi potremo tranquillamente usarla anche per altre app. Per quanto riguarda appunto lo schermo, come abbiamo appena parlato poco fa, è un IPS ma che ha una risoluzione e una qualità davvero notevole. In più lo schermo è touch, quindi ci permette di utilizzarlo come utilizziamo un normale smartphone. Ovviamente potremmo utilizzare anche i tasti, le croci per muoverci all'interno del mondo Android, ma ovviamente il touch è la cosa più semplice e quella che ci viene ormai al giorno d'oggi più naturale. Ed in più ha anche il giroscopio, quindi potremmo volendo utilizzare questa console con i giochi in cui c'è la possibilità di utilizzare la console facendola fluttuare nell'aria, muovendola su e giù a destra e a sinistra. Quindi capite che dal punto di vista hardware è una console davvero molto molto notevole. E questo ovviamente cosa comporta? Comporta che è in grado di emulare fino alla PlayStation 2 e fino alla Nintendo Wii. Questo senza fare praticamente nessuna fatica. Infatti, come vedremo dopo, i giochi PS2 girano molto molto bene. La quantità di emulatore all'interno di questa console è davvero notevole. E poi il front-end Unbernic, che è la parte che ci permette di giocare, di passare gli emulatori in maniera semplice, è il classico front-end Unbernic che diciamo è l'ultimo che viene montato sulle console Unbernic. È secondo me un buonissimo front-end, perché ci permette di navigare all'interno dei vari emulatori in maniera semplice e soprattutto molto molto intuitiva. Quindi a me piace davvero tanto, ed è possibile passare dal front-end Unbernic ad Android 12 veramente in 2 secondi. Con uno swipe ed un click passiamo da una modalità all'altra, perché comunque essendo solo un sistema operativo, quindi non doppio sistema operativo Linux Android, questo gli permette di passare dal front-end Unbernic a quello che è invece il sistema operativo Android 12. Ma adesso, per farvi vedere tutto questo, forse è meglio che la vediamo in azione. Quindi, una volta accesa la console avrà questo aspetto, potremo tranquillamente impostare la lingua italiana, perché comunque essendoci poi tutto il menu Android possiamo ovviamente andare a configurare come se fosse uno smartphone. Questo è il tasto, come vi dicevo prima, che tenendolo premuto ci fa tornare alla schermata home. Come vedete abbiamo Chrome, abbiamo la cartella file, foto ed impostazioni, che è quella che vi ho appena fatto vedere. Poi se facciamo uno slide da questa parte abbiamo tutti gli emulatori installati. Non guardate questi due in basso Xbox, perché comunque essendoci la possibilità di accedere al Play Store ho provato ad installare le due app di Xbox per avere il Game Pass o collegarmi alla mia console Xbox, e devo dire che il collegamento, il risultato finale è ottimo. Peccato che questi due tasti L2 e R2 non si configurino come i tasti del controller Xbox, però questo ovviamente è un discorso a parte, non c'entra con quello che sono le capacità di questa console per quanto riguarda l'emulazione. Poi vedete abbiamo RetroArch, il sistema di emulatori su cui si appoggia questa console, e qua sotto vedete abbiamo il Play Store. Quindi andando a cliccare potremmo accedere a quello che è appunto tutto il Play Store e installare applicazioni e giochi se supportati da questa console. Quindi abbiamo la possibilità di utilizzare questa console anche per altro oltre che per emulazione. Qua abbiamo altre app installate come se fosse un telefono Android. Dopodiché facendo uno swipe verso il basso vedete che abbiamo queste possibilità di menu. Quindi abbiamo internet, abbiamo il Bluetooth da attivare, abbiamo la possibilità di fare ruotare lo schermo, la luminosità automatica, tutte queste cose. E qua ragazzi abbiamo la funzione, quella importante, che è normal off, vedete? Quindi vuol dire che in questo momento sono in modalità normal, quindi la console è in modalità Android. Qua invece abbiamo il tasto NS Mode, quindi Nintendo Switch Mode o Xbox Mode. Cosa vuol dire? Che la console in questa modalità andrà a configurare i 4 tasti con diciamo l'ordine in base alla tipologia Nintendo o alla tipologia Xbox. Ma quello che è importante, come vi dicevo prima, è questo normal, che se io lo vado a cliccare vedete lui da normal passa a game mode on. Quindi se io adesso torno nella schermata home della console, quindi tengo premuto qua, vedete che sono direttamente nella pagina degli emulatori, quindi il front end Unbernic mi appare subito, quindi non ho dovuto fare praticamente niente per entrare nelle schermate Unbernic. Stessa cosa al contrario, se adesso vado a fare uno swipe verso il basso e disattivo game mode, vado su normal e
torno nella home ed eccomi direttamente in Android 12, quindi da questa schermata posso sia utilizzare gli emulatori, però ovviamente sono molto più pratici ed intuitivi e secondo me è un'interfaccia migliore utilizzarli direttamente da quello che è appunto il front-end Ambernic, mentre se volessi utilizzare le app che vado a scaricare o quelle che sono installate di Android, allora le utilizzerò da questa schermata. Quindi questo è quello che è il potenziale della console, vedete com'è bello il display, molto luminoso e dettagliato e ben definito, spero che dalla videocamera si veda. Adesso direi di riattivare il front end che ci interessa, che è quello della console, cioè di retro game, che poi è il motivo per cui uno acquista questa console. Vedete che gli emulatori sono davvero tanti, adesso ve li faccio vedere. Abbiamo il NES, abbiamo il Sega Master System, abbiamo il PC Engine, il Capcom, cioè veramente sono tantissimi, guardate quanti sono sotto tutti questi pallini, sono un emulatore. E poi all'interno di ogni emulatore vedete abbiamo il numero di giochi disponibili che quell'emulatore può andare a riprodurre, quindi ne abbiamo veramente una quantità infinita, sono davvero tanti. E poi ovviamente come tutte le console di retro gaming è possibile poi andare a scaricare quello che sono le ROMs di gioco e andarle ad inserire noi manualmente. Comunque qua sotto vi lascio i link per accedere a quello che è il file Excel dove sono riportati tutte le ROMs che sono installate nella micro SD della console che andate ad acquistare, perché questa console è possibile acquistarla in tre versioni senza micro SD, quindi sarete voi che dovrete acquistare una micro SD, creare le cartelle, scaricare le ROM se già non le avete, quindi creare appunto quello che è il sistema di giochi della console, e costa intorno ai 185 euro. Vi lascio qua sotto il link in descrizione, poi con il coupon sconto il prezzo si abbassa ulteriormente. Poi c'è la versione che è questa, quella con la versione 256 giga, oltre 4000 giochi già preinstallati con già la micro SD, e siamo intorno ai 210 euro, che poi se ci dovesse essere il coupon sconto si abbassa ulteriormente. E poi c'è la versione 128 giga che è, diciamo, a metà come prezzo, siamo intorno ai 200 euro. Questa versione ha un po' meno giochi, parliamo di circa 3000 giochi. Ovviamente poi uno può acquistare quella più adatta alle sue esigenze, però io vi consiglio quella da 256, perché già il costo solo della micro SD, se l'andate ad acquistare anche su Amazon, anche quella più peciotta, quella più scamuzza, comunque un 10 euro li dovete cacciare, e in più dovete creare appunto tutte le cartelle, scaricare le ROM se già non le avete, quindi io vi consiglio quella con già la schedina da 256, che secondo me è tanta tanta roba, e già avete una lista di giochi infinito. Comunque qua sotto, come vi ho detto, il link per accedere ai file Excel con tutta la lista giochi divisa per emulatori. Quindi abbiamo detto che gli emulatori sono davvero tanti e molto molto diciamo performanti tutti, appunto perché questa console è in grado di emulare con le sue prestazioni e il suo hardware praticamente tutto in maniera ottima fino alla PS2. Allora, appunto perché abbiamo parlato di PS2, direi di andare a vedere subito un gioco PS2. Per accedere ai giochi basterà cliccare A, in questo caso, poi dipende dalla configurazione dei tasti. Quello che volevo farvi vedere era sicuramente questo Spider-Man. Perché? Perché Spider-Man è il gioco, diciamo, che poi in tutte le console PlayStation c'è stato, arrivando poi fino alla PlayStation 5, e questa invece è la versione che aveva la PlayStation 2. Guardate, veramente è fluidissimo e impressionante la resa che abbiamo su questo gioco, davvero ottimo il risultato che abbiamo nell'emulazione. Adesso guardate, mi muovo nell'ambiente 3D, cioè guardate che fluidità che abbiamo, impressionante come viene emulato benissimo da questa console. Con questo display la resa è veramente fantastica per un gioco PS2 come Spider-Man, che esiste dalla PS1 fino alla PS5. Poi sta andando a cliccare una volta il tasto home, quello che tenendolo premuto ci fa tornare nella home page, cliccandolo una volta sola entriamo in quello che è invece il menu dell'emulatore, quindi avremo tutte le impostazioni che possiamo andare a configurare, regolare, per i salvataggi di gioco, i tasti, cioè veramente abbiamo una possibilità infinita per quanto riguarda appunto le configurazioni del nostro emulatore. Adesso direi di passare a un altro emulatore,
Quindi possiamo scorrere anche quando siamo all'interno di quello che sono la lista giochi, perché comunque è davvero semplice passare da un emulatore all'altro, o addirittura se volessimo possiamo uscire e entrare in questa modalità. Ecco, il tasto B, usciamo e arriviamo in questa schermata. Entriamo magari nell'emulatore MAME, dove abbiamo 1834 giochi disponibili. Direi di provare Galaga, che è uno dei giochi che ha fatto la storia dei cabinati e di quello che erano le sale giochi, che ovviamente tanti di voi apprezzeranno avere in una console di questo tipo. Quindi adesso poi questi tasti virtuali se ne andranno via una volta che parte il gioco, perché comunque sono tutte cose che possiamo andare a configurare all'interno delle opzioni degli emulatori. Quindi andando ad inserire i nostri crediti e via, proviamo come viene riprodotto, o meglio emulato, Galaga. È una soddisfazione pazzesca giocare veramente a Galaga in una console di questo tipo, perché come vi ho detto è poi davvero ben fatti, i tasti, i comandi sono davvero allucinanti dal punto di vista del feeling e del feedback che ci trasmettono, almeno per quanto mi riguarda li trovo veramente impressionanti. Ok, dopo aver visto un gioco come Galaga potremo andare a provare Street Fighter e vediamo come viene emulato. Perché comunque anche Street Fighter è uno di quei giochi che ha fatto la storia e tuttora fa la storia, perché è appena uscito l'ultimo Street Fighter disponibile per le console di ultima generazione per PC, ma queste versioni sono quelle che veramente ci hanno fatto crescere. Guardate che spettacolo, eh! Questo è tanta roba dal punto di vista dell'emulazione, allucinante. Adesso non fateci caso, perché comunque mentre gioco parlo non riesco a fare praticamente niente, anzi non riesco praticamente manco a colpirlo. Oh, finalmente almeno l'ho lanciato da qualche parte. Adesso me le sta suonando, però il senso non è se vinco o se perdo, ma quello che riesco a fare con questa console. Basta, perché mi sto facendo prendere la mano, teniamo premuto il tasto home e usciamo. Adesso vi faccio vedere quanti sono i giochi degli emulatori. Vedete, veramente ce n'è una lista infinita. Peccato che poi a un certo punto, come succede sempre con Ambernic, le locandine spariscano. Ma perché non gliele mettono tutte queste locandine? Ma perché solo nei primi 10, 15, 20, 5? Non c'è mai tutta la lista con la sua locandina. Veramente un peccato, perché secondo me quello che è il front-end Ambernic è spettacolare. Mi trovo benissimo, ma questa cosa che rimangono solo i titoli e non abbiamo la possibilità di vedere l'immagine, la locandina del gioco, è veramente un peccato che a un certo punto Ambernic non le abbia caricate tutte. Ma caricagliele tutte una volta, poi tanto alla fine quello che sono le micro SD che vai a distribuire nelle tue console sono sempre quelle, quindi una volta che le hai tutte, le hai fatte tutte, le usi in tutte le console. No, invece no, loro non lo fanno, porca miseria, questa cosa mi dà veramente molto fastidio. E poi abbiamo anche quello che è la PlayStation portatile. Adesso vi faccio vedere la lista giochi che abbiamo nella PSP, perché comunque anche quella è disponibile in questa console. Ed ecco qua che abbiamo anche la PSP. Quale locandine, proprio non ce n'è manco una, manco a pagarla. Proviamo Metal Slug con la versione appunto per PSP, per farvi vedere come viene riprodotta. Anche qua vedete che abbiamo quello che sono la sovraimpressione, i tasti che poi possiamo andare a rimuovere. Basterà andare a cliccare una volta il tasto home in maniera leggera, non tenendolo premuto, e potremo accedere in impostazioni. E qua potremo andare a selezionare che non vogliamo appunto avere sul quello che è il display touch le sovraimpressioni del movimento dei tasti e dei comandi. Quindi andiamo su controlli, disattiviamo controlli touch screen. A questo punto usciamo e vedete che non abbiamo più quello che sono i tasti virtuali sul display. Quindi facciamo partire adesso Metal Slug Double X. E guardate che spettacolo è nella versione PSP, eh? Veramente impressionante la qualità in questa versione PSP per quanto riguarda Metaslag. Adesso io non riesco a giocare e parlare contemporaneamente, però è fantastico, eh? Fantastico.
Poi la serie Metal Slug secondo me è uno dei giochi più riusciti della storia ed è allucinante, guardate che spettacolo, fantastico. Adesso direi di uscire per poi farvi vedere che abbiamo il Game Boy Advance con tutti i suoi Pokémon, poi abbiamo il Nintendo DS, poi abbiamo la Wii. Ecco, la Wii è un emulatore difficile da riprodurre, però devo dire che qua ci riesce benissimo, anche se ovviamente bisogna scendere dei compromessi per quanto riguarda il controller, perché ovviamente il controller della Wii, ve lo ricordate tutti, era un motion controller, cioè era un controller di movimento, bisognava tenerlo in mano e muoversi per la maggior parte dei giochi. Poi c'erano giochi ovviamente che si utilizzavano in maniera classica, e quello è lì che subentra la, diciamo, la difficoltà, che nei giochi classici in cui si utilizzava in maniera semplice viene riprodotto tutto in maniera fedele, quelli ovviamente in cui bisognava utilizzare il motion control è diciamo un po' più complicato non andare a riprodurre il gioco quanto ovviamente il controller di gioco. Direi di entrare nella schermata che abbiamo qua adesso per farvi vedere un ultimo gioco e poi ovviamente chiudiamo il video che sta diventando veramente lunghissimo. Qua abbiamo il Super Nintendo, direi di provare Donkey Kong, vedete che si appoggia su RetroArch, abbiamo qua sempre i tasti virtuali sullo schermo che ovviamente se non vanno via da soli potremo andare a disabilitare noi come abbiamo visto prima. Andiamo a fare Start. Ok, siamo pronti a giocare a Donkey Kong, quindi vai nella nostra avventura. Ok, adesso sono diventato l'altro personaggio perché ovviamente in questa versione si può switchare da un personaggio all'altro, ma guardate che fantastica è la resa grafica e quello che è l'emulazione anche per questo Super Nintendo. E direi che possiamo fermarci qua per quanto riguarda appunto quello che è l'emulazione, o meglio farvi vedere l'emulazione, perché avete visto com'è completa e la resa grafica, la resa finale, anche gli FPS di gestione, anche su quello che era appunto la PS2 con Spider-Man. Che spettacolo di emulazione abbiamo con una console solida fatta in alluminio, con i tasti, la qualità del display veramente ottimi, e poi con la possibilità, come abbiamo visto facendo uno swipe verso il basso, di andare a disabilitare quello che è il front-end Ambernic, quindi per quanto riguarda l'emulazione, e poi ovviamente entrare direttamente in Android 12 con tutte le sue app dedicate e soprattutto con il Play Store. Quindi detto tutto questo, direi che questo video è già diventato lunghissimo, quindi mi raccomando ragazzi, qua sotto trovate tutti i link per poter acquistare questa console e magari ci trovate anche i coupon sconto per abbassare ulteriormente il prezzo, perché questa console è una console veramente spettacolare per quanto riguarda le prestazioni, ci dà veramente secondo me tanta possibilità di utilizzo. E se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia recensione riguardante questa Ambernic RG405M vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, prime spoiler dei prodotti, anche di lei ovviamente erano arrivati tantissimi spoiler. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni, ma tutta la tecnologia in generale, anche di lei potrete trovare dei coupon sconto anche più avanti. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!